La stella con tre raggi, il logo del marchio Mercedes, è conosciuta in tutto il mondo. Da più di un secolo è stato utilizzato per la prima volta in una lettera e non rappresentava né un'auto né un marchio automobilistico. Vi spiego di tutto e di più dopo la sigla. La storia del marchio Mercedes, Benz, inizia nel 1889, quando Emil Jelinek aprì una concessionaria in Francia. Il suo scopo era rivendere auto Daimler per sovvenzionare un modello destinato a una gara automobilistica. Questo modello venne poi chiamato Mercedes in onore della figlia di Jelinek. Così nel 1902 nasce ufficialmente il marchio Mercedes grazie ai fratelli Daimler. Il primo logo conosciuto di Mercedes è una semplice scritta all'interno di un ovale di color nero allungato orizzontalmente, tutto pulito ed elegante. In più, il colore grigio usato per riempire la scritta Mercedes e per dare un contorno all'ovale esterno rende il tutto molto più armonioso. L'anno 1909 vide la creazione del logo della stella a tre punte, che continuò ad abbellire le automobili della società per molti decenni, quindi non era il logo principale. Questo logo è stato disegnato da Gottlieb Daimler, che ha sviluppato l'emblema su una cartolina che avrebbe poi dovuto spedire a sua moglie. Aveva anche predetto che questo logo sarebbe diventato l'identità aziendale più famosa negli anni successivi. Oggi obiettivamente non possiamo che essere d'accordo con lui. Nel 1916 una stella bianca a tre raggi fu posta su uno sfondo di un cerchio interno rosso e un esterno grigio scuro. Questo sfondo bicolore ha creato un'allusione a un cuscinetto, sottolineando l'area di specializzazione del marchio. Il 1916 invece vide l'inclusione della corona d'alloro, che un tempo faceva parte del logo di Benz. Quindi dopo la fusione tra Benz e Daimler nasce appunto il logo Mercedes con la corona d'alloro e la stella a tre punte. Il nuovo logo inoltre ha anche inscritto il nome di entrambe le società. L'identità del marchio è stata utilizzata da entrambe le fabbriche negli anni a venire. Arriviamo nel 1933, dove il logo viene semplificato il più possibile. La corona viene sostituita da un semplice cerchio, spariscono le scritte Mercedes e Benz e si passa dai colori argento e blu al solo nero. Fino al 1989 il logo non cambia di forma, ma vengono reintrodotti i nomi Mercedes e Benz e il logo passa da nero ad argento. L'ultimo aggiornamento significativo del logo avviene tra il 2008 e il 2009, dove il nome aziendale prende uno spazio significativo. Si ridimensiona la stella, che però diventa più consistente nel suo disegno. Negli anni poi vi sono stati alcuni piccoli aggiornamenti al logo, tipo cambiando la tonalità di grigio, sempre però correzioni molto semplici che non hanno mai fatto clamore. Il colore argento è associato alla Mercedes da quando partecipò nel 1934 al Gran Premio del Nürburgring, il primo Gran Premio in assoluto ad essere corso. Le Mercedes infatti venivano chiamate frecce d'argento, questo perché, come spiegato nel video del logo della Ferrari, ogni nazionalità ai tempi aveva un colore predefinito per correre e l'argento era quello della Germania. Quindi da qui iniziò la tradizione dell'argento come colore principale dell'azienda. Questa tradizione continuò fino a quando l'argento divenne il colore che rappresentava il marchio. Quindi dagli Stati Uniti all'Europa, all'Africa, al subcontinente indiano, all'Australia, l'identità del marchio Mercedes rimane tra i più riconosciuti al mondo. Speriamo che il meritato successo dell'azienda e il design del logo continuino con il passare del tempo. Il video
Amici miei, purtroppo finisce qui. Come sempre, vi do l'appuntamento al prossimo video, sempre qui su It's Logo Time. Ciao!